Buongiorno, buongiorno e benvenuti in una nuova avventura. Quest'oggi non sono solo, ma sono in compagnia del signor Aretino. Pepe! Ah, cioè sì, e che fai? Che ha deciso, suo malgrado, di seguirmi in una piccola avventura, ma naturalmente ho adattato il mio giro a lui. Prime esperienze di mountain bike per lui in Calabria. Vediamo come si comporterà. Andiamo a vedere come procede, va. Come procede? Con calma. Con calma, ecco. Abbi fede. Che ora inizia la salita sterrata. Beh, che fai? Pepe, vadi dritto, vadi dritto. Dritto? Dritto. Vai, intrepido. Non fattibile. Vediamo come se la cavi in discesa. Vai dritto, dritto. Ah, non male. Bravo. Intrepido. Senti ruvetta. Ecco qua parri. Non è caso ricorda che io andavo a camera d'aria. Destra sulla strada. Sì, asfalto. Questo asfalto non va bene. Da quando hanno asfaltato io non mi ricordo dove sono. Non capisco dove sono perché non ricordo le buche. E ci siamo. Vediamo come sta. Bravo. Uno è l'ultimo. Che fish. Papa si incana. Vai. Vai bimbo, divertiti. Quanta sabbia. Terreno sabbiosetto, più sabbiosetto di quanto lo ricordassi. Da quanto partenza che non ricordavo invece. Male sul manubrio. Provo. Pietra. Questo pezzo lo puoi mollare tutto. Che non dovrebbe essere male. Thank you.
andiamo, andiamo. Sì. No, la sabbia così liscia e tenera. Che bello, sembra quasi battuto Johnny, quasi battuto sabbia, porca la puttana, cacca, e se c'è un cagnolino tu lo vedrai. No, non ha OPG velocità se non hai freni e soprattutto cerca fare i traiettori che faccio io. Quanto da ieri crapigliando. Da sto punto in poi inizia ad avere qualche pietra. Che poi cavolo. Ogni tanto una frasca però, che andavano trunco, che poi comunque l'hanno abbastanza spianato passandoci. Spianato che cazzo. Eppe, il bimbo non ha freni. Questi sono i sistemi di frenata del caro Giuseppe. Manco i Fliston frenavano così. Ah. Un uomo senza freni, letteralmente. Per gli occhiali. Però non se la cava male dopo tutto. Il problema è che magari non avendo me uno ci fa un attimino più attenzione. Pensa che volevo mi arrivi in te i boschi. Ah, è tutta apparenza. Da qui in poi dovrai buttare il cuore oltre l'ostacolo. Da qui in poi facciamo partire. Come Molto bene. Allora, 68 km, 1600 di dislivello. Un giro che ha messo alla prova Giuseppe, che era la prima volta che, diciamo, si interfacciava con quella che è la realtà della mountain bike dalle nostre parti, quindi con le nostre pendenze, i nostri dislivelli, la nostra strada e tutto il resto. Gli rimarrà come ricordo sicuramente. Io intanto sono quasi giunto a casa con questo splendido mare. E quindi niente, alla prossima!